Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, sia lodato Gesù Cristo. Cari fedeli, ci sono tante persone che, considerando la natura, la bellezza della natura, l'ordine della natura, anche il nostro posto in mezzo a questo universo, concludono giustamente che c'è un creatore, c'è un Dio che esiste, che ha creato e ordinato questo mondo, anche senza la fede. San Paolo dice che non ci arriva, pecca, perché abbiamo un'intelligenza, abbiamo la materia per concludere che Dio esiste. Però, non di rado, ci sono tante persone che si bloccano davanti al fatto della sofferenza, dell'ingiustizia, del male nel mondo, dicendo: se ci fosse un Dio, perché permette la sofferenza? Se è onnipotente, perché non toglie il male dal mondo? Se è così buono, perché lascia la sofferenza e l'ingiustizia? E quindi in qualche modo concludono che Dio non può esistere in questo mondo, che da un lato è buono essenzialmente, però constatiamo del male nel mondo. Allora, noi cristiani non dobbiamo scoraggiarci davanti a questo problema, questa obiezione, perché nella storia umana tanti uomini molto insapienti si sono fatti questa domanda nei secoli, anche nell'Antico Testamento. Immagino che sappiate che la risposta cristiana è molto semplice, anche corta. Il buon Dio è buono e permette il male soltanto per un bene maggiore. Loro rispondono: ma che bene maggiore? C'è un dramma, qualche successo in questa famiglia. Quella persona A soffre ingiustizia. Quel bambino è innocente, ormai è morto. Che bene può venire da questa situazione? Cos'è la nostra risposta? Che buono, che bene superiore ci può essere? Ma bisogna capire che il bene superiore è superiore, cioè di un altro livello, è superiore nell'ordine. Prendiamo qualche esempio della natura. La vita, in particolare vita animale, esiste sulla terra. Però tutti gli animali si nutrono, si mantengono in vita distruggendo qualcosa. C'è il pesce grande che mangia il pesce piccolo. C'è il lupo che mangia l'agnello. Ogni volta anche la mucca che mangia l'erba, è un male per l'erba essere mangiata, distrutta, come il male per l'agnello essere mangiato e per il pesciolino. Però se c'è la vita, ci vuole quest'ordine. Ci sarà un male per l'individuo che viene mangiato, anche l'uomo che viene mangiato dall'orso, tra l'altro, però è un bene che ci sia la vita è cosa buona, e perché ci sia la vita bisogna tollerare un po' di male a livello individuale. Anche un altro esempio simile della natura, quello che si chiama oggi la selezione naturale, che in una specie ci sono degli individui che sono malati o deboli e muoiono. Viene il branco di lupi e loro mangiano i più deboli, i malati. Peccato per loro. Però per le specie è una cosa buona. Così la specie è sempre pulita, purificata, i più forti, i più sani vanno avanti, procreano e la specie rimane sana. Quindi il bene della specie, il bene comune, è superiore al bene dell'individuo che in questo caso morirà. Per il bene della specie. Pensiamo alla mamma che cura la bua o toglie la spina, che fa male al bambino e che piange. Però la mamma sa che per un bene superiore, soprattutto il chirurgo,
che deve aprire una ferita e togliere magari un'infezione che mette in rischio la vita della persona, o trattare o togliere addirittura un organo malato per salvare la persona. Se non lo fa, la persona morirà. Per salvare le persone deve fare male. Se una persona entrasse nella sala operatoria, nel momento in cui il chirurgo facesse il taglio, direbbero: ah, quel medico fa male a quelle persone, bisogna fermarlo, perché non ha capito che il chirurgo, facendo questo taglio, sta cercando un bene superiore per quelle persone, che salvare la vita. Queste sono cose che chiunque può capire, seguire, anche senza la fede. Però prendiamo qualche argomento che viene dalla fede, noi che siamo cristiani. Se il bene superiore che affermiamo è la gloria di Dio. La gloria di Dio, come si ottiene questa? Prendiamo un esempio nel Vangelo. La famosa risurrezione di Lazzaro, amico di Gesù Cristo. Gesù ha ricevuto la notizia che Lazzaro era malato, è molto malato. Andiamo subito per salvarlo da questa malattia? Gesù dice: no, aspettiamo un po'. Aspettiamo un po'. E di conseguenza Gesù arriva al paese di Lazzaro quando questo era già morto. Cosa ancora più sorprendente, Gesù si reca alla tomba e dice a San Giovanni: Gesù pianse. Poche volte nel Vangelo vediamo Gesù piangere. Gesù pianse sulla tomba di Lazzaro, sapendo poi che era malato, al punto che gli ebrei, lì presente, vedendo Gesù piangere, vedendo la tomba di Lazzaro, dissero: ma non poteva costui che aprì gli occhi al cieco nato fare che qui questo non morisse? Gesù poteva guarirlo prima, fare sì che non morisse? Certo che poteva. Gesù poteva farlo. Ma Gesù volle fare una cosa più grande ancora. Non soltanto guarirlo, ma farlo risorgere. Perché? Per la gloria di Dio. Perché guarire una malattia è un miracolo minore della resurrezione. Per la gloria di Dio e per mostrare, manifestare, provare la sua divinità. Quindi se Gesù è così buono, se Gesù è così potente, perché non fa sì che non ci sia più del male nel mondo? Non ci sia più sofferenza, non ci sia più ingiustizia, non ci sia più dolore? Cos'è la risposta? Gesù potrebbe farlo. Potrebbe fare il mondo senza male, di per sé, togliendo all'uomo la volontà libera. O distruggendo la vita. Non c'è più la vita sulla terra, cioè eliminiamo così il male. Però Gesù ha cercato, desidera, vuole il bene di un ordine superiore e permette la sofferenza. Non la vuole e permette la sofferenza, l'ingiustizia. Dice: ma il cattivo parte suo potrebbe eliminare la sofferenza, non lo fa, di conseguenza noi soffriamo. Cosa ha fatto lui però? Lui ha accettato per primo a soffrire la sofferenza, il dolore, essere vittima di ingiustizia per amore di noi, e darci l'esempio di come noi dobbiamo accettare questo. Lui ha accettato tutta la sua passione, tutte le sofferenze fino alla morte, per la gloria del Padre e per la salvezza delle nostre anime. Per salvare un'anima è un bene superiore dell'integrità del corpo. Ricordatevi quando Gesù era in Ordolotto, giovedì sera, prima di soffrire. Vengono i soldati, Gesù si fa avanti, tanti soldati per arrestarlo,
Pietro sguaina una spada e attacca. Cosa fa Gesù? Dice a Pietro, deve mettere via la spada. E dice questo a Pietro, non pensi tu che io non possa ricorrere al Padre mio, il quale manderebbe subito più di 12 legioni di angeli? Io potrei evitare la passione, io potrei far disporre questi soldati, potrei farlo, però voglio sottomettermi a questa sofferenza. Accetto la passione per un bene maggiore, per glorificare il mio Padre e salvare le anime. Cari fedeli, oggi è domenica dopo la festa del Sacro Cuore, non è a caso. Abbiamo già sentito il Vangelo che ci ricorda, pensiamo al Vangelo di oggi, Gesù parla della pecora smarrita, uno dice, ma se il pastore fosse un buon pastore, non sarebbe stato meglio non smarire la pecora? Ma se questa donna che aveva questi soldi, queste dramme, non sarebbe stato meglio non perdere quella dramma, piuttosto che perderla poi ritrovarla? E poi il peccatore. Non sarebbe stato meglio conservare quel peccatore dal peccato, magari togliergli la libertà, piuttosto che permettere che cada nel peccato e poi chiamarlo alla penitenza? Poi questa frase che ci fa capire la gran gioia dinanzi agli angeli di Dio per un peccatore che si pente. Dio è più glorificato dal peccatore che si pente, che torna a Dio, che è una semplice persona buona, che come gli uccellini del cielo, che fanno quel che Dio vuole, però non hanno libertà. È un mistero, però è vero che Dio manifesta di più, diciamo, si manifesta la sua bontà creando il mondo splendido, anche mantenendo questo mondo in ordine. Ma Dio manifesta di più, molto di più, la sua bontà, il suo amore con la misericordia, perdonando al peccatore, chiamando il peccatore con la propria bontà. Dio si è incarnato, si è fatto uomo per essere uguale a noi e chiamarci alla conversione, lasciando l'uomo la sua libertà, sapendo che poteva usarne male. Fin da Adamo l'uomo usa male la sua libertà, e Dio lo sa quando dà libertà all'uomo, sa che può scegliere male, scegliere il peccato. Non vuole il peccato, però Dio vuole lasciare l'uomo questa libertà per amarlo liberamente. Dio molto glorificato da una creatura che potrebbe non amare Dio e invece lo ama per tutto il cuore. Dio ha voluto redimerci sulla croce con la sua passione. Dio è glorificato quando lui attira le anime a sé, alla conversione, dentro la Chiesa, alla remissione dei peccati, convertendo le anime da dentro con la sua grazia, concependo amore di Dio e di conseguenza odio del peccato, e chiama le anime verso il pentimento. Dio è più glorificato così. Questa frase che stupisce alla veglia pasquale, la notte di Pasqua, quando la Chiesa canta «O felix colpa», cosa vuol dire? Un peccato felice? Una colpa felice? Cosa vuol dire? La Chiesa canta questo per dire, ma a causa di quel male, il peccato di Adamo e di Eva, era necessario avere un Salvatore come Gesù Cristo per salvarci. Se non ci fosse stato il peccato, chissà se Dio si sarebbe incarnato, si sarebbe venuto per noi per salvarci. Però di fatti è venuto propter nosso, e propter nostrum salutem. Dio si è incarnato, è nato, ha sofferto, è morto per noi e per la nostra salvezza. Allora, cari fedeli, bisogna concludere. Come conclusione, consideriamo durante questa Santa Messa quanto Dio ci ama. Quanto Dio ci ama e quanto ha sopportato da parte degli uomini queste offese. Tutti i peccati dell'umanità contro Dio, e Dio è pronto a supportare tutti quelli
per morire per noi. Quanto Dio ha fatto per noi, per la nostra salvezza, incarnandosi e soffrendo la sua passione. Quanto è grande, quanto è superiore la vita della grazia alla vita naturale. Non abbiamo uno sguardo soltanto terrestre, basso, terra terra. Consideriamo la grandezza della vita della grazia, vivere in grazia di Dio e salvarci l'anima nella gloria eterna e di gran lunga superiore a qualsiasi cosa in questa vita. E quando constatiamo nella vita un male per noi, le persone che amiamo, davanti a un male che veramente sciocca, ebbene facciamo un atto di fiducia nella provvidenza. Se Dio ha permesso un male così grande, vuol dire che Lui ricaverà un bene di gran lunga superiore. Non so cosa sarà, non vedo ancora cosa sarà quel bene che Dio ricaverà, però essendo cristiano ho capito chi è Gesù Cristo, io so che Gesù ricaverà un bene superiore per la gloria di Dio e per la salvezza delle anime.